Buongiorno uomo, buongiorno. Non scherzo, non stavo scherzando prima quando dicevo già averlo qui è una grande notizia, perché io che ti ho seguito come tanti altri da casa, insomma, ho sofferto digitalmente. Ah sì, ma hai visto scomparire nella notte? Sì, a un certo punto, alle 22:30 al 21esimo chilometro, ma, basta. Via, basta. Prossimo passaggio previsto 11:30, niente. Sai che i generali dicono che non muoiono, scompaiono. Sì, ormai ho l'età dei generali, quindi... Senti, quando tu arrivi ogni volta il tuo discepolo ci dà un foglio e c'è una frase, io voglio sovvertire tutto, mi è rimasta questa frase qua ti inchioda al muro, perché la frase che c'è scritta su questo foglio è: se muoio stanotte la giornata è stata quella che desideravo, è quella che a un certo punto ho fatto al 21esimo chilometro, ho detto: ma se adesso muoio, ho fatto quello che desideravo, anche se non sono arrivato al traguardo. Sì. Però perché non ho fatto... puoi dirlo tutti i giorni questa cosa qui. Uno va a lavorare, va al lavoro, 9 to 5. No, invece ne abbiamo già parlato in un'altra occasione. È una specie di mantra che dovrebbe girarci per la testa. Sì, è quello. Serve per, tra virgolette, non sprecare il nostro tempo. Certo. Un'altra cosa più sottile e forse un po' più difficile da capire. Sai, molto spesso noi ci comportiamo da bravi ragazzi, no? Cerchiamo di fare le cose buone, eccetera. Però in fondo noi non facciamo quello che ci piace veramente. A volte quel peccato, quel piccolo tradimento, cioè sempre accontentare gli altri. Invece devi accontentare ogni tanto, non ogni tanto, ogni giorno te stesso. E quindi, per questo ti devi fare quella vorrei domanda. Vorrei sapere, ma c'è qualche momento in cui tu accontenti gli altri e non te stesso? Mai. Ecco perché vivi così felice. No. Io sono quello che cerca di asciugare le lacrime degli altri per curare se stesso. Però asciugo le lacrime degli altri. A me piace pensarti, immaginarti mentre fai queste gare di lunga distanza, nei momenti in cui ti trovi di fianco a qualche altro concorrente e gli attacchi la pezza. Sì, perché comunque molti di questi mi dicono, sai, io sono qua grazie a te, cioè mi riempie di gioia questa cosa. Ma perché l'Ironman fa bene fisicamente. Voi avete sentito la mia telefonata? Sì, voce, sprizzavi energia. No, tutti ma la voce nasale, sinusite, inizio di bronchite. Quella era la telefonata prima della partenza. Adesso attenzione. Sei sulla spiaggia. Ok. Entri in acqua. Fai il primo chilometro. Ok? Il raffreddore va via. Fai il secondo chilometro a nuoto. La sinusite scompare. Fa il terzo chilometro, la bronchite latente va via. Se avevi il Covid, guarivi dal Covid. John Mellencamp, io me lo ricordo quando cantava Jack and Diane. Quando era ancora Cougar. Adesso che è Cougar lui. Che è Cougar di età. Di età, gli è venuta la voce da Johnny Cash. Vabbè, vedi, lì i discografici volevano fargli fare una cosa, Jack and Diana, non era la sua anima, capito? Però era ecco, bella. Era bella, eccetera, però non era lui, capito? A volte devi bazzicare la sponda oscura della tua vita. Cioè, take a walk on the wild side. Sì, quella quasi. Lì, cioè devi come tirare fuori il peggio di te per migliorarti. Questo è il segreto, capisci? Cioè la mia impreparazione diventa un miglioramento, capito? E questo sembra paradossale, ma è così. Tu dovresti scriverti sulla maglietta, sulla schiena, non fatelo anche voi. Sì, don't try come nei film. Questa scena è stata fatta da uno stuntman esperto. Sì, però ogni tanto nella vita devi osare. Buttare il cuore oltre l'ostacolo. Cioè, se aspetti di essere completamente pronto, non lo sarai mai. Bravissimo, io parlo dell'Ironman, ma le persone nella loro vita hanno tante situazioni in cui dovrebbero usare. È questo quello. Aldo Giovanni e Giacomo. Sì, i due fissa intercagliari. E così, cioè tu devi essere i guerrieri quando vanno in battaglia. E che ne sanno loro? Sanno che possono vivere e morire. Sai cosa fanno i veri guerrieri? Partono
in battaglia e dicono: io sono già morto. Cioè, da lì in avanti, da lì poi è tutto grasso che cola, capisci? Io quando ero sulla spiaggia di Cervia, cosa ho fatto? Ho fatto questo ragionamento. E cosa ho letto? Il diario di un uomo. Non lo hai letto, lo hai scritto. Dal diario di un uomo, vai. Camminavo molto lentamente verso la zona cambio. Guardavo il mare mentre il sole saliva sull'orizzonte a est. Allo spuntar dell'alba mi ritrovai con il sole in faccia a meditare sulla lunga nuotata che mi aspettava. Riflettevo sull'unica regola valida sia in battaglia che negli Ironman: combatti bene e vivrai, altrimenti i chilometri ti uccideranno. L'Ironman non lo fai solo per l'onore o per il perduto amore, ma per riprenderti l'unico potere che ti hanno tolto: il potere della scelta. Per questo conviene avere Ocio, il tasto di... Questo è il tasto Savino. Questo? Quello lì, ecco, questo. Perfetto. Cioè, voglio dire, se uno non ci mettesse 8 libri sopra, vai. Il tasto Savino, il TS. Vai. L'Ironman non lo fai solo per l'onore o per il perduto amore, ma per riprenderti l'unico potere che ti hanno tolto: il potere della scelta. Per questo conviene avere la coscienza in ordine e l'anima preparata. Come in guerra, ci vogliono 9 parti di pazienza e una di coraggio. Più forza di carattere per la prima che per la seconda. Devi buttar via l'incertezza e la tensione, altrimenti sei sconfitto in anticipo. E poi ricorda, per affrontare caldo, fatica, sete e fame, non basta dare ordine al tuo corpo. Devi fare appello a ciò che hai dentro. Per una simile prova, il giudizio della tua coscienza lo devi superare ogni minuto. Devi essere forte, devi essere tenace. Ascolta te stesso. Quando stai per entrare in acqua su quella spiaggia, c'è la stessa distanza per il cielo e per l'inferno. Prego Dio di farmi uscire vivo, ma alla sua domanda non so rispondere. Uomo, in quale direzione stai andando? Paradiso o inferno? State ascoltando Radio DJ, sono le 11.51, questa è una mezz'ora. Era bella questa. Si è sbagliato. Bella. No, devo dire che i National sono un gruppo che lui suona molto spesso e ci trova bello. D'accordo. No, disco appena uscito. Sta migliorando. No, album sì, uscito. Non sempre. Album è bello. Digitale, purtroppo suono miserabile. Digitale, tutti i dischi escono in digitale. Sì, come lamentarsi che non c'è più il gettone telefonico. Sì, ma tu devi avere qualcosa di concreto, devi sentirsi, annusarlo. Allora, sì. La radio è un mezzo in movimento e sì, ci sono sempre ascoltatori nuovi e, sì, o magari anche vecchi che se ne possono andare, sì, gente, sì, che dice: no, adesso cambio, mi avete stufato. C'è un ascoltatore nuovo che ha inviato il seguente messaggio: questo signore in onda è fantastico. Vedi? Ma tu, amico che hai mandato questo messaggio, giusto, il termine signore mi sembra un po' fuori luogo. Bravo, perché non è un signore, è questo qua. Anche perché se il signore ritornasse su questa terra, sai che fine fa? Lo rimettono in croce. No, volevo dire che su quell'onda fantastica, cioè tu veramente hai questa sensazione di vivere questa vita prenatale. Se non fosse per quelle meduse, quante? Tantissime, però non pizzicavano. Quindi ecco, voglio dire questo: voi nella vita avete 1000 possibilità, miliardi di possibilità di scegliere. Questo dovete fare, il potere della scelta. Voi dovete, a un certo punto dovete scegliere. Cioè dovete essere voi a scegliere e non subire le scelte Bravissimo. Degli altri. Dovete voi scegliere, fare il passo giusto, osare. Chi osa vince.